Tra i grandi protagonisti auto qui al CES di Las Vegas c'è sicuramente Audi. Tra l'altro ha occupato un bello spazio espositivo e ha fatto le cose in grande, perché ci ha portato una 8 spettacolare, ve la faccio vedere fra poco, perché è tipo un cinema dinamico di Gardaland, e soprattutto ha portato la sua nuova ammiraglia elettrica Audi e-tron, il SUV elettrico di nuova generazione che, oltre a proporre una buona autonomia, poi vedremo sulla carta quali saranno i dati reali, ha delle caratteristiche interessanti di cui non abbiamo magari ancora parlato. Ve ne cito alcuna. Una, l'espandibilità post vendita, ovvero grazie alla generazione dei servizi che arriverà fra poco nel mondo dell'auto, e-tron potrà essere espanso con una serie di accessori, definiamoli così, anche se sono virtuali, che potrete comprare dopo la guida, un po' come fa Tesla, che vi permette di pagare eventualmente la guida autonoma dopo l'acquisto. Beh, qui la stessa cosa, i servizi riguarderanno per esempio l'illuminazione degli interni, gli ADAS oppure l'infotainment. Previsto nella seconda parte del 2019 per il debutto in commercio, e-tron tra l'altro porta Alexa in auto, quindi non solo il controllo delle funzioni della vettura, l'infotainment, ma anche l'interazione con la domotica. Con Alexa potrete per esempio chiudere il garage, controllare se avete le luci di casa accese, eccetera eccetera eccetera. Alexa, what's the weather in Italy? Oh, maybe in Italy is too generic. Which city in Italy? Yeah, in Milan. Right now in Milan, Italy, it's 33 degrees Fahrenheit with fog. Tonight's forecast has clear skies with a low of 32 degrees. Una cosa molto interessante, l'ho notato durante le prove delle elettriche dell'anno scorso e spero di poterla provare con questo e-tron, è la possibilità di pianificare gli itinerari in maniera intelligente, perché la pianificazione con l'elettrico ovviamente richiede tutta una serie di colonnine. Il sistema di Audi innanzitutto ce le mostra, ci mostra anche eventualmente la potenza, se sono in corrente continua o alternata, ma soprattutto ci consente di utilizzare un solo account, una sola tessera all'inizio, nella prima fase del lancio, per una serie di colonnine, un network in tutta Europa, ma in un secondo momento avremo la possibilità di collegare il cavo e non utilizzare alcuna tessera, perché semplicemente l'auto andrà a parlare con la colonnina, riconoscerà automaticamente il nostro account Audi o come verrà chiamato, e la ricarica sarà effettuata poi andando a fatturare sul nostro conto quanto dovuto. Per quanto riguarda l'applicazione, è presente, quindi potete avviare sia la preclimatizzazione che controllare lo stato di ricarico. Vi leggo alcune caratteristiche del sistema di ricarica di bordo, perché si parte da 11 kW in corrente alternata, c'è l'optional che vi permette di portare a 22 kW in corrente alternata, quindi utilizzare una ricarica in AC un po' più rapida, ovviamente è presente la corrente continua. Il cavo, quello fornito di serie casalingo e quello classico da 2.3 kW con il 230 V. Cosa interessante è che abbiamo anche il trifase 400 volt con l'11 kW e ovviamente poi quando avrete l'optional anche col 22 kW. Il wallbox che viene offerto e soprattutto il cavo è in grado di parlare con la casa, o meglio di gestire automaticamente i carichi, quindi quando voi attivate la lavatrice e il forno contemporaneamente, la vostra auto in ricarica nel garage, se collegata alla stessa linea domestica, saprà che non dovrà andare a succhiare corrente per evitare di farvi saltare il contatore, anche se voi non andate ad aumentare la potenza impegnata. Bonus con l'acquisto tramite l'accordo di Enel X, avete 3300 kWh in 2 anni. Interessante poi anche l'introduzione dei virtual mirror, gli specchietti virtuali, risoluzione di 1200x800 pixel su schermi da 7 pollici. Al posto del vetro c'è la videocamera, sulla parte interna della portiera avrete uno schermo che è anche touch, quindi voi potrete andare a regolare la visuale della telecamera. In alternativa l'auto fa tutto da sola in una serie di situazioni, ad esempio in retromarcia cerca di ottimizzare un pochino l'angolo di visuale. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Ci sono 408 cavalli, quasi 700 Nm di coppia, 0 a 100 5.7 secondi, 95 kWh il pacco batterie, climatizzato con più o meno 400 km di autonomia, poi lo verificheremo. Trazione integrale elettrica, schermi infotainment 10 e 8.6 pollici, avete anche il feedback aptico nel terzo schermo dedicato alla climatizzazione, insomma c'è un po' di tutto, incluso il CV2X. Tra l'altro guardate sul canale perché c'è una dimostrazione proprio anche con Audi insieme a Ford e Ducati di come funziona nella realtà questo benedetto CV2X di cui abbiamo sentito parlare. E infine guida autonoma di livello 3, sospensione multilink anteriore e posteriore adattive, insomma caratteristiche ovviamente da top di gamma.
Passiamo invece ad Audi A8 esposta qui al CES perché è un concept particolare. La 8 è quella di serie e sfruttando le sospensioni adattive, al posto di evitare di farci sentire le asperità della strada, Audi ha deciso di farcele sentire. Come? Sfruttando il sistema di infotainment di bordo, proiettando un film e creando una sorta di cinema dinamico dove, a seconda di quello che succede nello schermo, la vettura si muove, quindi noi dentro balleremo insieme a lei. Cosa interessante, c'era una scena degli Avengers in cui Iron Man volava, beh, in quel momento si è attivato il climatizzatore contestualmente a quella scena e mi ha fatto sentire il vento in faccia come se fossi Iron Man, che tra l'altro è anche un po' il mio sogno, ma non ci arriveremo alle armature, mi sa. Benvenuti al cinema. Come si fa al cinema? Sto cercando di parlare piano, ma tra l'altro qui c'è un impianto audio fantastico e soprattutto l'auto si sta muovendo perché utilizza le sospensioni adattive per darci un'impressione tipo cinema 3D a Gardaland. Tra l'altro viene anche utilizzato il climatizzatore per l'effetto dell'aria. Ora mi sto inclinando un sacco, non so se si riesce a vedere dal video, e wow, e mancano solamente gli spruzzi d'acqua. Con quello sarebbe esattamente una situazione identica al cinema 3D di Gardaland. Vedete che vengono utilizzati i vari schermi, c'è quello anteriore, ma io in questo caso mi sto godendo. Questo credo sia Captain America, sì, e qua c'è Hulk pronto per spaccare, dopo che lo hanno un po' fatto incazzare. Spettacolare, perché io tra l'altro sento anche il flusso d'aria, ora stavo volando come Iron Man e sentivo l'aria della bocchetta del climatizzatore. Ora l'auto, spero... non so come farvelo apprezzare dall'interno, però è davvero spettacolare. Questa è una delle tecnologie in sviluppo da Audi che punta per esempio a trasformare le prossime auto di serie del futuro in simulatori per i giochi di guida, per esempio. Così avete le sensazioni di un simulatore che da solo costerebbe un sacco, poi semplicemente scendete in box, utilizzate la vostra auto, collegate la vostra console, utilizzate il volante e voilà, il gioco è fatto. Beh, questa inquadratura credo vi abbia fatto vedere molto bene come funziona il sistema delle sospensioni adattive che vanno a scuotere un po' l'abitacolo. Quindi Hulk spacca, ma anche Audi spacca con questo prototipo. Con questo è tutto dal CES di Las Vegas per Audi. Ovviamente nell'articolo in descrizione trovate tutte le informazioni, i dettagli. Se avete domande fatemelo sapere nei commenti. Luigi Merita per HD Blog. Ciao ciao!